Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro con Fabrizio Diamato, presidente di Maire Tecnimont. Buongiorno, buongiorno. Allora, perché voglio fare questa rassegna stampa? Per dare un senso un po' diverso rispetto alle zuppe che noi facciamo tutte quante le mattine. Per il semplice motivo che oggi c'è un imprenditore, quanto è? 3,5 miliardi fatturato la sua azienda? Sì, assolutamente, in tutto il mondo. In quanti posti del mondo? 50 paesi. 3,5 miliardi di euro in 50 paesi, perché secondo me i giornali oggi li dobbiamo leggere con gli occhi di questo signore. Quanti dipendenti avete? 10.000 in questi posti, diciamo la parte più importante in Italia, in India, in Russia e in Germania. Insomma, quando noi leggiamo i giornali di oggi dobbiamo pensare che poi alla fine gli stipendi li paga questo signore, le tasse le pagano i suoi dipendenti, li paga lui. È una cosa molto banale, molto semplice, ormai lo sapete, Ugo, lo sai perfettamente qual è il concetto. Cioè, alla fine, Francesco Storace ci sta guardando, lo saluto, il punto fondamentale è che oggi parlo e vediamo del virus. Tutti quanti giornali parlano del virus e in questa roba alla fine cosa succede nelle aziende come le sue? Oggi leggo sul Corriere della Sera Massimo Galli, che è un esperto, grandissimo esperto, lavora al sacco, che ci dice attenzione perché l'unica emergenza è quella sanitaria, perché abbiamo un problema di posti letto in Lombardia. Questa è la tesi dei tecnici. La tesi dei tecnici poi però va da un'altra parte, e cioè quella che in realtà è un'influenza che talvolta è molto grave, talvolta invece è addirittura asintomatica. 1.000 contagiati in Italia, la prima vittima negli Stati Uniti, e Trump ha detto stop ai voli dagli Stati Uniti all'Italia. Soltanto prima di continuare sulla rassegna stampa, cosa vuol dire stop ai voli per la nostra economia dall'America all'Italia, secondo Diamato? Ma questo è un problema enorme, perché se noi non possiamo più andare nei paesi dove operiamo, è evidente che questo può diventare un problema. Quindi io penso che il problema del coronavirus deve essere affrontato, diciamo, nelle sue casistiche specifiche e comunicato in modo adeguato, perché il panico che stiamo generando soprattutto nei confronti di paesi stranieri, e l'esempio che ci dava lei. Quante persone lavorano nella sua azienda a Milano? 2.500. E oggi stanno lavorando? Oggi no, che è domenica, voglio dire, nei giorni, in queste settimane stanno lavorando. Fortunatamente lavorano da casa, avendo già noi da 2 anni lo smart working, quindi questo ci facilita da questo punto di vista. È ovvio che ci penalizza la chiusura delle frontiere, questo io spero che riusciamo a gestire questa dinamica. Ancora sui giornali, questione di Trump, in realtà cosa è successo? Che Trump ha bloccato un volo dell'American Airlines, anzi non lo ha bloccato loro, cioè su tutti i giornali 15 righe di un volo American Airlines, non sono presentati davanti al banco di accettazione, gli ha detto cari italiani, mi spiace, e non italiani, non potete andare in Italia, perché per quanto ci riguarda il livello dell'allerta, l'abbiamo già detto ieri nella zuppa di ieri, è arrivato al livello 4, quindi non si va in Italia. Le borse, in realtà oggi c'è scritto ormai su tutti quanti i giornali, perché si fa il punto nell'attesa di lunedì, hanno bruciato, anche se il termine bruciato come sapete a me non mi piace per niente, comunque hanno bruciato 6 miliardi di capitalizzazione. Vi segnalo che il subprime fece danni per le banche pari a 4 miliardi di dollari. In questo caso segnalano oggi tutti quanti i giornali, il danno creato soltanto in questo momento nelle borse è pari al PIL giapponese. Quotate in borsa in Italia, su in Italia? Sì, in Italia. Cosa vuol dire quando queste borse scendono così tanto? Perché uno può anche dire, vabbè, sono scese, però nei prossimi giorni ci renderemo conto che possono risalire, quindi bruciare oggi non vuol dire nulla, perché nei prossimi giorni può voler dire, oppure fa comunque male quando un titolo scende così tanto? Beh, intanto comunque quando scendono qualcuno investitore che aveva investito in quel titolo pensando all'azienda e ai fondamentali dell'azienda, al business, si ritrova con delle perdite inevitabili, quindi questa è la prima reazione al tema. È evidente, io sono molto... Sì, ma comunque se uno non vende non si porta a casa nulla di perdita, cioè quello che sto cercando di dire, uno può tenere il titolo e se lo tiene in casa. Assolutamente, il consiglio che posso dare io, ma come investitore io nei confronti di altre aziende e dei nostri investitori, è che il caso è circoscritto a un problema che è indipendente da quello che i fondamentali dell'azienda, quindi è evidente che in questo momento non bisogna vendere. Fantastico. E toc toc! È arrivato Conte. Secondo me chi dà l'intervista a Conte? Al Fatto Quotidiano. Giuseppi parla al Fatto Quotidiano. Adesso vi dico subito che cosa dice. Su Renzi, da un alleato, mi aspetto lealtà. Perché questo è l'altro grande tema della giornata. Cade o non cade questo governo? Ce la fanno o non ce la fanno? L'imprenditore sta buono, non gli faccio fare nessuna domanda di politica, non è il suo mestiere, però lo sapete come la penso. Questi stanno da una parte usando l'emergenza per cercare di puntellarsi e dall'altra l'opposizione, e in questo
Conti o Giuseppi ha ragione, come dice oggi il Fatto Quotidiano, molla a Travaglio queste interviste e quindi dice, beh, quelli sono sleali, cercano di farti fuori. E ancora, in realtà straordinaria l'idea delle larghe intese, quello che ha iniziato con i Verdi è passato con i Rossi e comunque è diventato dall'avvocato del popolo all'avvocato dei PM. Sapete che cosa ci dice oggi? Ci dice una mucchiata di irresponsabili sarebbe. E su De Scalzi, che è l'altro grande tema che ormai tutti sapete, cioè la possibilità che venga confermata per la terza volta l'amministratore delegato dell'ENI, che non piace assolutamente al Fatto, Conte alla sua precisa domanda del giornalista dice è niente ancora di deciso. L'Italia chiede di avere più deficit, intervista oggi di Gualtieri, ministro dell'economia, che dice l'Italia deve avere dei parametri più flessibili e deve riuscire ad avere almeno 3,6 miliardi di euro in più per che l'Europa ci dica di sì per avere un po' più di sfondamento rispetto ai rigidissimi parametri di Maastricht, che poi è il patto di stabilità. D'accordo o no? L'imprenditore, lei c'ha un po' di pubblico in azienda, no? Tutta privata, no? Tutta privata. Questa idea che ci sia più flessibilità e più deficit può servire o no dal vostro punto di vista? Ma io guarda, io dico dal punto di vista è evidente che una situazione come questa aiuta, ma la cosa che noi dobbiamo fare è, per esempio, tutti questi decreti che sono bloccati, diciamo i decreti attuativi, noi attuiamo le cose che abbiamo già fatto. Già quello ci darebbe una risposta all'economia. Noi abbiamo molti capitali che sono fermi, anche privati, che si potrebbero investire in Italia. Ma in Italia si potrebbe fare qualcosa ancora? Si potrebbe fare, immaginiamo tutto quello che c'è, l'economia circolare, la nuova transizione energetica, ci sarebbero la possibilità veramente di fare grossi investimenti. E che cosa vi blocca? Vi blocca il sistema autorizzativo, cioè noi abbiamo dei complessi meccanismi. Consideri che per fare un impianto in Italia ci possono volere anni e per rifare lo stesso impianto devi rifare da capo ogni volta l'iter autorizzativo da capo. Quindi, sì, ma lei dove lavora? In 50 paesi, in altri paesi diciamo evoluti, non andiamo nelle... Noi in altri paesi evoluti in 30 mesi realizziamo grandi impianti da miliardi di euro, in Italia no. Quindi è evidente che non è un problema tecnologico, non è un problema realizzativo o di capacità, perché l'Italia esprime delle grandi competenze, noi abbiamo delle aziende straordinarie. Avete capito? Avete capito? No, questo è banale. Io sto con questo signore qua, non è che ci interessa molto, una cosa ci interessa, un imprenditore che fa soldi per noi e per la comunità ci dice che nel mondo si può fare qualche cosa che in Italia non si può fare e lo fa un'azienda italiana, cioè è una roba che uno dice, e quindi più che i 3,7 miliardi lei dice se ci permettessero di fare un po' più di roba, un po' più speditamente in Italia, voi come altri potreste rimettere in piedi il PIL. Io penso che il problema dell'Italia non è in ordine di sequenza, non è un problema di denaro, di disponibilità di investimenti, ma di disponibilità di regole, di attuazione di regole già emanate. Per esempio la normativa europea dal punto di vista della transizione energetica è abbastanza chiara, noi dobbiamo recepire delle norme e renderle attuative. Io credo che se ci muoviamo in questa direzione sicuramente un impatto positivo lo possiamo avere solo da questo. Altre due cose di giornata, accordo Trump con i talebani, non avveniva da 19 anni che si mettessero d'accordo, nei prossimi 14 mesi gli americani dovrebbero andare via dall'Afghanistan, nel frattempo hanno premesso, ci credete i talebani, che Kabul non sarà più il centro, diciamo, di organizzazione di attentati all'estero, ne parlano praticamente tutti quanti i giornali, chi criticando, chi non criticando, resta il fatto che il tremendo diciamo, buffettino così ridicolizzato dai giornali italiani oggi fa una roba che obiettivamente cercavano i presidenti del Consiglio e tanti altri anni passati. E poi l'ultima cosa, il reportage da Lesbo molto interessante fatto da Repubblica, guardatelo, vera frontiera dell'Europa, la migrazione che la Turchia vorrebbe, è questione di ore, non bloccare più in Turchia, vale 6 miliardi di euro l'accordo fatto dall'Unione Europea grazie alla Merkel per riuscire a farli arrivare a bloccare lì, e se questa diga si rompe è forse la tempesta perfetta di cui parlavamo prima. Ringrazio Fabrizio Di Amato, noi dobbiamo scappare perché fra un po' ritorniamo a Roma, Quarta Repubblica come sempre domani sera, ma ovviamente il sito nicolaporro.it, e pensate a quello che ha detto molto chiaramente secondo me il mio amico Fabrizio Di Amato, vogliamo meno regole, più chiare, per fare in Italia quello che si fa in giro per il mondo, basterebbe questo? Assolutamente sì, poche cose chiare e ci consentirebbe di avere più stabilità e più investimenti, attrarre investimenti stranieri e interni, perché spesso anche gli imprenditori italiani da questo punto di vista cominciano a essere sfiduciati e quindi magari vanno a investire all'estero. Quindi noi siamo italiani e qui dobbiamo essere, qui dobbiamo costruire il nostro futuro. Bye bye, ci vediamo domani con la zuppa di porro. Grazie, grazie a dottor Di Amato.